8:59 minuti, ben ritrovati. Noi siamo in collegamento con Mirko Cazzato, team leader di Ma Basta e il movimento antibullismo animato da studenti e adolescenti. Grazie Mirko per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille a voi per l'invito. Allora, partiamo un po' dalla storia di come nasce questo gruppo. Quando si parla di queste tematiche, di bullismo, di prevenzione del bullismo, soprattutto nel mondo scolastico, magari si può immaginare che si tratti di un gruppo che parte, non so, con psicologi, con rappresentanti delle forze dell'ordine. In questo caso è partito invece completamente dal basso, direttamente dagli studenti. Come nasce? Sì, siamo nati proprio dal basso, anzi dal bassissimo. Noi siamo di Lecce, siamo della Puglia, del Tacco, Italia. E tutto nasce quando frequentavo il primo superiore, avevo 14 anni. E da una semplice, diciamo, notizia, che è molto drastica, che arriva nella mia classe di una ragazza di Pordenone che tentò suicidio a questi atti di bullismo. E non riuscendo a comprendere come fosse possibile che ci fossero alcuni ragazzi che riuscissero a prendere male ad altre coetanee, appunto da fare suicidare, si deve che forse era proprio di fare qualcosa di concreto dal basso. Quindi per la prima volta erano i ragazzi stessi a voler fare qualcosa e non solo parlare, proprio qualcosa di concreto. Quindi il movimento aveva proprio l'obiettivo di voler ideare qualcosa che potesse dare qualcosa di concreto ai ragazzi, quindi non solo parlare con i ragazzi, ma proprio spiegargli e, tra virgolette, dirgli quello che possono fare per prevenire, contrastare e debullizzare ogni classe, da ogni forma di bullismo e cyberbullismo. In realtà dal Tacco d'Italia, ecco come l'hai definito tu, in provincia di Lecce, in Salento, l'iniziativa si è estesa e oggi è presente un po' in tutta Italia. Sì, ormai siamo a livello nazionale, abbiamo comunque abbiamo un ampio respiro nazionale. Solo quest'anno siamo partiti a ottobre dalla Sicilia e siamo arrivati comunque fino al nord Italia con Sassuolo, Modena, vari progetti nazionali che appunto ci hanno dato questa possibilità di capire un po' il bullismo come è diffuso in tutta Italia. E posso affermare con una certa certezza che ormai il bullismo è ovunque, ecco. Quindi tutti quei luoghi comuni presenti un po' ovunque, ecco, non esistono. Diciamo che noi abbiamo avuto questa fortuna di girare tante scuole e diciamo che la situazione è sempre la stessa. Ragazzi che sanno cos'è il bullismo e cyberbullismo, ma poi in realtà non sanno cosa fare per poter prevenirlo, per poter fare qualcosa quando laddove serva. E quindi, diciamo, il nostro obiettivo è quello di far capire ai ragazzi invece che si deve fare qualcosa. Nel frattempo abbiamo anche visto, Mirko, grazie alla nostra regia, quello che è il vostro sito web www.abbasta.org. Siete poi presenti anche su tutti i social, su Facebook, su Twitter, su Instagram. Lo dicevi, il bullismo è ormai comunque un fenomeno ormai esteso, presente in tutta Italia, ma anche rispetto all'attività nata qualche anno fa, qual è la percezione che oggi avete? C'è un'espansione del fenomeno del bullismo nel mondo della scuola? Quali sono magari le cause che avete in qualche modo magari individuato durante l'esperienza Covid? Come è stato affrontato questo tema? E se c'è stato bullismo anche nel periodo Covid, quando lo sappiamo, soprattutto nel mondo della scuola, in quello anche poi dell'università, c'erano le cosiddette lezioni a distanza? Diciamo che il bullismo da qualche anno a questa parte potrebbe sembrare che sia peggiorato, ma in realtà è quello che dico sempre è che prima del 2016 se ne parlava poco, invece adesso se ne parla sempre di più, quindi è normale che nascono ed escono fuori sempre più storie. Noi invece dal nostro punto di vista, essendo dentro il problema, ci siamo resi conto che il bullismo rimane quasi sempre costante nel tempo. Diciamo che sì, i ragazzi sono consapevoli del problema e il lavoro adesso che si deve fare appunto è quello di spiegargli che anche se si è consapevoli bisogna intervenire, perché se si è consapevoli ma non si interviene per aiutare chi è in difficoltà diciamo, non si risolve niente. Quindi diciamo che ormai dal Covid ad oggi
le cose sono cambiate. Prima del Covid potevamo dire che c'era tanto bullismo fisico, il bullismo reale, così come lo intendiamo. Dal Covid in poi tutto questo si è, diciamo, trasformato, si è copiato online. Quindi vuol dire che c'è stata questa esplosione col Covid del cyberbullismo e oggi ormai si parla tanto, tantissimo di cyberbullismo e un po' di meno del bullismo reale. Quindi non si sente più quel ragazzo che viene preso di mira H24 fuori dalla scuola perché viene picchiato, derubato, eccetera, ma adesso si parla di quel ragazzo che fuori dalla scuola viene picchiato, derubato e deriso e in più messo internet. Quindi diciamo c'è questo effetto che ha causa molta più distruzione, perché a mio avviso se tanti anni fa, perché comunque il bullismo è sempre esistito, però se tanti anni fa il bullismo era più una situazione che ti disturbava magari a scuola, alle 5 era a scuola, o comunque sapevi che c'erano quei due o tre ragazzi che ti prendevano di mira, ti picchiavano, ti insultavano, e tu il pomeriggio volevi uscire, sapevi che quei tre ragazzi stavano in quella via, non facevi quella via, cambiavi strada. Era un problema, era un disagio, ma magari era molto meno forte rispetto ad oggi. Oggi invece non si tratta più di quei due o tre che ti picchiano e ti prendono di mira. Adesso si tratta di migliaia di persone che ti prendono di mira sui social, che ti insultano, che ti deridono. Quindi diciamo è una situazione molto più complessa. Se prima una vittima di bullismo riusciva a sopportare 3-4 mesi, adesso una vittima di bullismo resiste qualche settimana, un mese. E poi ormai la stampa e internet è piena di storie di ragazzi che sono morti per casi di cyberbullismo o bullismo. Se vogliamo citarne alcune, il mese scorso, 2 mesi fa, è morto un ragazzo a Gragnano, in provincia di Napoli, si è buttato dal terzo piano. A dicembre sono morti 2 ragazzi qua in Puglia, uno a Bari e uno ad Altamura, una a Monopoli, uno ad Altamura, scusatemi, sempre per casi di bullismo. E non parliamo di ragazzi o comunque di signori grandi, no? Che magari nel decorso della vita, quindi ci dispiace tanto perché magari sono nostri cari, però nel decorso della vita, parliamo di ragazzi di 12 anni, di 13 anni, che muoiono perché ci sono altri ragazzi che gli portano a fare questo. Allora è qua che noi non ci vediamo più, è noi qua che ci arrabbiamo tanto ed è qua che ci, diciamo, motiviamo ancora di più nell'attivarci prima possibile, in modo più tempestivo, cercando di creare collaborazioni con entità private, pubbliche, cercare di trovare i fondi, cercare di trovare giuste strade per poter arrivare in quante più scuole possibili e cercare appunto di aiutare e sensibilizzare quanti più ragazzi possibili. Lo hai ricordato Mirko, ci sono casi in cui le vittime di bullismo inevitabilmente crollano e sono tanti gli episodi di cronaca nera che si sono sentiti di recente ma che si sentono ormai da anni. Parliamo del coraggio. C'è oggi coraggio da parte delle vittime del bullismo in qualche modo di aprirsi, di relazionarsi con amici, col vostro movimento piuttosto che con la famiglia? C'è una reazione, c'è una denuncia, ecco. Sì, assolutamente sì, ci sono, le vittime di bullismo vogliono parlare, vogliono fare, solo che molto più delle volte sono sole, più delle volte non hanno nessuno che le appoggia in questo. Allora, in questo caso è normale che poi le vittime non parlino. Già per loro è difficile, se in più nessuno le appoggia, diventa molto complicato per loro fare qualcosa. Però ecco, per rispondere a questa domanda racconto un piccolo aneddoto. Noi spesso, noi tutte le mattine quello che facciamo è entrare nelle classi e parlare con i ragazzi. Infatti abbiamo concluso l'anno scolastico 2022, concluso la prima parte dell'anno scolastico prima delle festività, andando in delle scuole e lo apriremo adesso il 9 gennaio andando di nuovo nelle scuole di Trani. Quindi comunque abbiamo questa possibilità di andare sempre nelle scuole. E quello che vediamo è proprio questo, quello che quando noi entriamo nelle classi, i ragazzi sanno che noi andremo a parlare di bullismo e cyberbullismo, quindi le loro facce sono molto, diciamo, sconsolate, no? Diciamo della serie, sappiamo già cos'è, vengono sempre tanti esperti a parlare di questo. Poi però vedono noi ragazzi, vedono qualcosa di diverso, quindi già le loro facce cambiano. Quando noi usciamo dalla classe, dopo aver parlato, diventano delle piccole molle che cominciano a saltare a destra e a sinistra della classe perché vogliono fare. E dopo qualche giorno, se in quella classe c'era qualcosa che non andava bene, ci arrivano delle segnalazioni. Noi abbiamo vari metodi, per esempio la Bully Box è la nostra quarta azione, una cassetta
fisica delle poste, fisica cassetta postale di metallo, dove chiunque può andare a imbucare segnalazioni in modo anonimo. E quindi molto spesso si riempie quella cassettina di segnalazioni, dove magari c'è qualcuno che è amico di un ragazzo che sta in un'altra classe, sa che è vittima di bullismo, allora va, scrive sul bigliettino, lo imbuca. Oppure noi abbiamo sul nostro sito attivo il MABADAD, Digital Anti-Bullying Desk, un centro di ascolto digitale dove chiunque può andare su internet, sul nostro sito www.mabasta.org, e segnalare i casi di bullismo. Quelle segnalazioni poi arrivano direttamente a noi. Bene, molto spesso queste segnalazioni sono di ragazzi di 11-12 anni che raccontano il loro disagio, raccontano il disagio di un loro amico che deve essere risolto. E quindi noi l'accettiamo in modo molto tempestivo e cerchiamo di andare a raccontare alla scuola quello che è successo, quello che si deve fare e magari di intervenire il prima possibile. E quindi diciamo c'è molta responsabilità da parte dei ragazzi e soprattutto le vittime sono disposte a parlare. Molte vittime poi riescono a parlare e diciamo quindi a farsi aiutare, o molto spesso sono le vittime a parlare, sono chi per loro, i loro migliori amici, i loro compagni di classe. Oppure, se non hanno migliori amici, li avranno perché poi, dopo il nostro intervento, tutta la classe si sensibilizza e incomincia a fare qualcosa per aiutare chi è in difficoltà. E allora, Mirko, qual è l'appello che in questo caso ti senti anche di rivolgere magari a genitori, a zii o nonne di ragazzi che magari stanno affrontando in questo momento un momento di difficoltà, una loro personale battaglia in tema di bullismo? Qual è l'appello in pochi secondi? Diciamo, quello che mi sento di dire agli adulti è quello di aprire un attimo gli occhi, lo sguardo, essere molto carismatici e se c'è anche un minimo problema di non abbandonare quel ragazzo, ma può essere un problema stupido, scemo, ma deve essere affrontato insieme al ragazzo, per fargli capire comunque che non è solo e che si può fidare degli adulti. Il consiglio invece che voglio lanciare a tutti i ragazzi è quello di diamoci al sociale. Facciamo qualcosa, è molto importante riuscire ad aiutare chi è in difficoltà. Sblocchiamo questa skills, per usare un termine tra ragazzi, del coraggio, del carisma. Usiamo questa parola, questo nostro modo di essere umano, che solo noi abbiamo, solo gli umani hanno, il carisma. Usiamolo per aiutare chi è in difficoltà, usiamolo per aiutare chi davvero ha bisogno. Aiutiamoci uno con l'altro, in questo modo possiamo davvero sperare in un mondo migliore. Ed era Mirko Cazzato, team leader del movimento Mabasta, il movimento antibullismo animato da studenti e adolescenti. Grazie Mirko per essere stato con noi e a te e a tutta l'associazione anche e gli auguri per una buona ripresa dell'anno scolastico lunedì. Grazie Grazie, grazie a voi ancora per l'invito, grazie davvero. ancora e con l'auspicio ovviamente, perché no, di rivederti prossimamente qui negli studi a San Giovanni Rotondo. Noi ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità. E poi ritorniamo con gli aggiornamenti a cura della redazione.